Oh ragazzi, è arrivato una cosa che aspettavo. Siccome ho la macchina ferma da un po' di tempo, prendiamo un po' di luce. Ho la macchina ferma da un po' di tempo perché purtroppo non la posso guidare per motivi di salute. E avevo comprato, siccome è stata ferma per un po', e la batteria è scesa sotto un certo livello, ho detto quasi quasi proviamo a diventare matti. Proviamo a diventare matti. Vabbè, questo l'ho già aperto per vedere se era questo qui. Non so se si vede. Aspetta, vediamo se. Vediamo se si vede meglio così. Questo qui è il software. Usa l'FCA. È giusto, sì. È il software che usa l'FCA. E ho la licenza per poter utilizzare praticamente con la mia Giulietta il software, praticamente che usano le concessionarie, che usano le. Allora questo dovrebbe essere un adattatore, per l'adattatore. Devo ancora leggere le istruzioni. Ah, beh, se sei maschio o femmina, a seconda della macchina, probabilmente, penso. Allora, questa invece è la scatoletta vera e propria. Spettacolo. Aspetta, eh. E qua bisogna. Si vede, sì, la vedo io, quindi la vedete anche voi. Questa è praticamente la scatoletta che gestisce il software. Ho la licenza, io ho un portatile, adesso dovrò installare perché c'è installato Linux. Ah, probabilmente questa serve per evitare che magari pende e magari cade. Questa è la OBD2. Sì, probabilmente questo serve per evitare appunto che pende magari. E praticamente te la tieni così. Qua c'è la presa USB. Oramai le macchine sono praticamente dei telefoni, già da 20 anni. Accendi la centralina e via. E fai tutte le tue necessarie. Fai tutte le tue necessarie, le cose necessarie. Allora, quindi praticamente. Ah, è di Rho. È vicino a casa mia. Questo qua è praticamente il software, almeno che io sappia. Vai sul sito, ti arriva, mandi l'email e ti arriva la licenza per poter utilizzare il software che serve appunto con il gruppo FCA. Bene, bene, molto bene. Adesso mi darò la pazza gioia. Ciao.